Sono Marco Sacco, ci troviamo qui al piccolo lago. Noi siamo partiti a maggio con questa nuova offerta, nuova formula che è quella più easy del 2 stelle, quindi una sorta di bistro e cocktail bar, e abbiamo allestito tutto questo, nel senso che a febbraio eravamo proprio qui, io e i miei ragazzi abbiamo verniciato i tavoli, abbiamo messo il pavimento, abbiamo montato le sedie, abbiamo messo sulle luci, l'abbiamo proprio costruito fisicamente. E invece dal 1° giugno, tac, prendiamo, ci trasferiamo all'interno dello storico ristorante Piccolo Lago 2 Stelle Michelin, e là abbiamo iniziato appunto nella fase precedente, nei 2 mesi prima, di ragionamento, e poi l'abbiamo messo in pratica, e cioè questa accogliere i nostri ospiti facendo un viaggio gastronomico. E questo viaggio gastronomico si divide in due: quello che è stato fatto nel tempo, negli anni di evoluzione al Piccolo Lago, e che poi entrano e fanno un po' parte della storia, oppure tutto ciò che noi a febbraio decidiamo di fare quell'anno, e quindi tutto l'aspetto di creatività, di innovazione, di tecnica, di tecnologia, di pensiero che vogliamo portare. Quindi il percorso gastronomico indietro, il percorso gastronomico avanti, e questo è divertente perché diamo le due possibilità e sono strepitose. Se andiamo ed entriamo nel percorso gastronomico, quello già fatto, beh, non potevo che presentarvi la mitica Carbonaro Cocca, quella che mi porto dietro da tantissimi anni. Dimentichiamoci del Lazio, entriamo al Piccolo Lago in Piemonte e prendiamo i nostri prodotti: il tagliolino piemontese, il burro dell'Alpeggio, il prosciutto 42 anziché del guanciale, e iniziamo una cottura. Arriviamo alla fine della cottura con la polvere di prosciutto, quindi diamo aromaticità al tagliolino, lo mettiamo nel piatto e poi il gioco, quindi l'ovetto con questo attrezzo che rompiamo l'uovo sopra, facciamo la salsa che cos'è? È tuorlo d'uovo, grana padano anziché il pecorino, una crema di latte e poi un ingrediente segreto magico che è il gin. Lo mettiamo nell'ovetto, l'ovetto il cliente stesso lo verserà sopra il tagliolino, spezzando la cialda di latte, spezzando la cialda di prosciutto crudo, e anche il cliente si sente partecipe del nostro mondo di essere cuochi. Un pezzo lo facciamo noi e il piatto finito lo fa il nostro cliente. Il futuro. Dopo la pandemia un futuro sarà completamente diverso, sotto tanti punti di vista. Noi eravamo a casa, io, Simone, altri ragazzi, la Lella, mia moglie, eravamo a casa e abbiamo sì allestito tutto questo piccolino fantastico, ma eravamo anche nell'orto, eravamo anche in mezzo alla terra, e lì pianti una cosa, metti le cipolle, fai il prezzemolo, tiri su i pali per far nascere i pomodori, così cos'ha, e poi riparte il lavoro. E quell'orto lo sappiamo, poi andiamo giusto a bagnarlo un po' ogni tanto, perché il nostro tempo diventa sempre più prezioso nella ristorazione. Però ci siamo portati dietro questo concetto, e cioè come possiamo rappresentare quell'esperienza che abbiamo un po' fatto tutti nel periodo di lockdown, portata in un piatto. E abbiamo cercato di replicare quello che è, come dire, è un orto al ristorante. E quindi abbiamo cercato di capire che cosa ci fosse nel sottosuolo di un orto, quindi pane, tartufo nero, funghi. Ecco, abbiamo cercato di racchiudere tutto questo e l'abbiamo rappresentato dentro a una ciotola. Ma la cosa importante è questa coltivazione aeroponica. Abbiamo scoperto questa azienda che praticamente, invece di seminare, di coltivare in terra, coltiva aeroponicamente, cioè in verticalità, con le piantine, che può essere un semplice germoglio, da una lattuga a un pomodoro, in acqua aeroponica, quindi ossigenata, e prende vita in questo modo. Noi arriviamo presentando l'orto al cliente, presentando le piantine, le verdurine, il basilico, il pomodorino a tavola, quindi l'orto vivo, e poi il cliente stesso che va a tagliare l'orto, appunto, più fresco di così non si può, e chiude l'orticello, che sottoterra l'abbiamo fatto noi, ma ciò che si vede lo fate voi.